Ma il lavello è uguale a quello italiano? No. Come potete vedere in tutti i film americani, questo è lui. Bombe ragazze, siamo in America e in questo video vi farò vedere tutte le meravigliose proprietà americane in cui alloggeremo. Iniziamo da quella di Los Angeles. Venite, venite. Come tutte le grandi case americane, dotata di un cancelletto meraviglioso che proprio è inscavalcabile. Come potete vedere, nessuno può saltare di qua. Ci troviamo in questo momento in zona North Hollywood, o se volete fare fighi siamo a NoHo. Venite, venite con me. Ci sono diverse proprietà che ospitano più persone. Questo è il meraviglioso cancello d'ingresso che si utilizza per entrare con l'auto. Quando piove non funziona. Stamattina ha piovuto e quindi noi non possiamo uscire. Dai due calci al motorino e riparte. Ce l'abbiamo fatta. Noi abbiamo fatto così. Un meraviglioso ingresso, cortile, che uno dice, ma qui ci passi tranquillamente. Dipende quanto è grande l'auto che hai. E siamo in America. Finestre dove è impossibile riuscire a entrare se qualche malvivente volesse farlo. Cioè, se io sono un malvivente, no? E voglio rompere il plexiglass. Cioè, come faccio a entrare qua dentro? L'ho rotta. Poi uno dice c'ha le armi in casa. Ora vedrete un po' di casino dentro perché c'è un po' di confusione. Siamo in 9, però questo è il bello, è il vissuto delle case americane. Lì c'è la nostra macchinina che abbiamo preso a noleggio. C'è un video dove raccontiamo la storia di quell'auto, è molto interessante. E abbiamo l'ingresso. Ingresso con porta di legno, vetro, che se matto ti vuoi proteggere nella nazione col più alto tasso di criminalità del mondo, vuoi non mettere un vetro sulla porta che non è blindata e apri così? Venite, venite, vi accompagno. Io adesso, per mia usanza, come potete vedere anche qui a terra dal numero di persone, metterò le mie ciabatte che non fanno minimamente parte dello sponsor. Abbiamo un divano in pelle di foca, un divano deturpato del suo materasso perché è stato portato su. Perché dovete sapere che siamo in 9, ma la casa è da 8. Quindi uno dei ragazzi ha preso il materasso dal divano e se l'è portato su in camera per stare con gli altri e non stare da solo qui nel salotto. Arriviamo dopo qua, andiamo prima su. Venite, guardate la magia. Questo è ferro battuto da Efesto. È un loft. Qui abbiamo, in tipico stile americano, una mega lavatrice, una mega asciugatrice, giustamente. Due stanze, una bella vissuta. Come sentite, uno dice cigola la casa. No, e questa è costruita secondo il vecchio stile dei templi giapponesi, dove se entrava qualcuno lo sentivi, e quindi è contro i ninja questo pavimento in realtà. Con una cabina armadio che è magicamente diventata un carcere. Ci dorme qua. Mattia, Fiorenti. Vabbè, bello però, bellissimo. Visuale esterna magica, degna di mille e una notte. Uno non ci pensa, ma nelle case americane fa veramente caldo, ragazzi, guardate. Sono 77 gradi in questo momento. Qui troviamo la stanza dove dormono Paolo e Dilis. Enorme, con due armadi inutili per due persone, mentre io, come vedrete tra poco, ho solamente un bastone per appendere cose. Con il loro bagno personale, perché giustamente dovete sapere che Paolo... No, è condiviso anche con... Però Paolo ha bisogno del bagno in camera perché ha un'età che non gli permette di fare le scale e arrivare in bagno in tempo. Infatti se trovate delle goccioline sul pavimento è perché lui corre. Vediamo il bagno, è uguale a quello del piano di sotto. È identico, c'è una vasca, un box doccia. C'è una cosa interessante delle docce americane. Non le usano? Ma la cosa più grave di questo bagno e dei bagni in generale americani, non c'è il bidet. L'erci. Ma torniamo al piano di sotto, venite. I quadri che trovate in giro per questa casa sono valutati dal milione di dollari in su, minimo. Qui possiamo trovare, ecco, l'altro bagno, che è identico a quello del piano di sopra. Speculare, forse è leggermente più grande. Arriviamo alla cucina alla fine, perché la cucina è la zona di convivenza più vissuta. Faccio vedere le altre due meravigliose stanze, in una delle quali possiamo trovare Ambra. Così sembra che stai vendendo il materasso. Ecco, vedi, questo è l'armadio nostro, per farti capire. Mio e di Ambra. Su hanno due armadi, con mensole, appendi abiti. Hanno le mensole. Sì. Qui invece c'è un'altra stanza dove ci sono altre tre persone. Come vedete, anche loro hanno un armadio a specchio con due aste per appendere cose, ma niente per poter... Ah, dovete sapere che in America non sanno cosa sono i cassetti. Ma andiamo nella parte più importante della casa, la zona di convivenza, dove si mangia la mattina, si fa colazione. Anche la Coca-Cola Zero in America è grassa, non si sa come mai. Ah, il frigo è gigante, ma perché il frigo è gigante? Perché tutto è gigante. Perché se tu vai a comprare il succo di frutta, ti danno questo.
Vorrei il latte, so, 2 litri. 64 flozzi vuol dire 1,89 litri. Perché Floz? Una splendida, splendido piano cottura. Ecco, questa è una cosa intelligente, ragazzi. Oltre ai 4 fornelli, di cui uno è ancora acceso, la piastra centrale. Vuoi toglierti il gusto di poterti cucinare le tue verdure, la tua carne, o il tuo tofu, o il tuo seitan sulla piastra centrale del piano cottura? È geniale. Le confezioni di farina sono grandi quanto delle teste di bue. C'è un frullatore che sapevano che saremmo venuti noi, quindi l'hanno messo a prescindere. Mobili, mobili vari, dove sono nascoste le nostre colazioni. Il lavello, dice, ma il lavello è uguale a quello dell'ercio, perché? Ma il lavello è uguale a quello italiano? No. Come potete vedere in tutti i film americani, c'è una cosa. E questo è lui. Trita rifiuti, tostapane che ovviamente è a 4, perché loro devono esagerare in tutto. Il microonde, che ovviamente è grande quanto una nostra smart. Ci riesce a mettere la testa dentro? Sì. Come sapete bene, in Italia, in Europa, oltre a esserci il divieto delle posate di plastica, i piatti di plastica, le cannucce, no? Tutta la plastica per lo spreco ambientale, ci sono anche le buste sintetiche, quelle fatte di funghi. Qui hanno deciso di farle in pelle di daino. Questa è plastica indistruttibile, che ovviamente non biodegraderà mai nella storia dell'uomo. Dovete sapere che però gli anacardi in America non si possono pagare con la carta di credito, solo cash. Dopo questa vi rimando alla prossima parte, al prossimo appartamento, dove dormiremo, se avremo un altro appartamento, se avremo una stanza, se avremo qualcosa. Ragazzi miei, dovete sapere che quando ho iniziato ad allenarmi e ho iniziato a prendere le proteine in polvere, mi chiedevo sempre, ma qual è il gusto più buono? E se andate su Prozis, c'è anche lì una vastissima scelta di proteine, ma uno dice, come faccio a sapere qual è il mio gusto preferito? Potete comprare le porzioni monodose, così potete assaggiare tutti i gusti. Quando trovate quello che preferite, dite, ne vorrei 2 kg. E comprate il barattolo da 2 kg, che però col codice sconto MERLUZ10 costa il 10% in meno e rimarrà da 2 kg, non diventa tipo 10% di 2000... 200. Rimane 2 kg, ma voi lo pagate col 10% di sconto. Col codice sconto MERLUZ10, tutti i gusti che volete. Buongiorno vicino. Buongiorno vicino. Che si dice? Oggi... vita americana, ho portato fuori la spazzatura, ho preso il cartone del latte. Hai bestemmiato contro il vicino che taglia l'erba troppo sul tuo prato. Esatto. Ma vediamo un tour di questa tua nuova casa. Vieni, vieni. Intanto notiamo la spettacolarità di dove siamo. Monumentali. Laggiù, se noti, questo nel video è importante, è dove hanno combattuto Coco e Vegeta. Vieni. Allora, queste casette a schiera sono, immagino, tutte uguali, però qui ci siamo io, Ambra e Mattia. Si entra, troviamo un tavolo rotondo. Oddio, questo specchio gigante non l'avevo visto. Dopodiché c'è un divano, un letto molto grande. Per una persona è grande, dove ha dormito Mattia questa notte. C'è un microonde volante. E sopra il lavello. Non c'è cucina. Qui abbiamo Ambra, è contenta perché c'è la moquette, lei ama la moquette. È vero. Qui dove abbiamo dormito noi, dormito tra virgolette perché abbiamo dormito malissimo. Qui c'è un... Aspetta, questa è una porta particolare. Perché? Perché è volante anche questa. C'è un tavolo da stiro, asciugamani. È bella la conformazione. E poi il bagno, classico. Loro hanno questa struttura classica che fa lavandino, gabinetto, vasca. E come ogni volta, ovviamente, e non c'è il bidet. Questa è la prima volta che hanno un sistema per regolare il getto dell'acqua che esce dalla doccia. Ah, è vero, è vero. Nelle docce che abbiamo trovato fino adesso, tu aprivi l'acqua della doccia, ma sceglievi solo il calore. E poi hanno il doppio interruttore, che sono uno per la luce e uno per me. Ambra starnutisce, noi dovremmo essere pronti per andare a fare colazione. I ragazzi sono pronti, io vado a mettermi le scarpe. Ragazzi, guardate questo posto, è straordinario. Siamo all'ennesima tappa del nostro viaggio. Oggi andiamo all'Antelope Canyon. Abbiamo dormito qua. Non ve lo faccio vedere perché non è granché. Si va alla prossima tappa e da stanotte si dorme a Las Vegas. Yeah! Ragazzi, siamo a Las Vegas Hilton Head Resort World. Un albergo incredibile. Ma io voglio farvi vedere la camera, perché vi ho fatto vedere tutti i posti in cui ho dormito. Tesserina, oh, questo è il banco. Tesserina per entrare.
Ovviamente qui si trova una serie di scarpe all'ingresso. C'è Ambra che si fa i capelli. Ciao Ambra. Una cosa che mi lascia particolarmente interdetto da queste stanze: la poca luce. Se non ne hai da fuori, non ne hai. Molto grande, il letto è gigantesco, è un king size. Allora, se io accendo tutte... Questa è accesa, eh? Se io accendo tutte le luci della stanza... Ah, vedi, è proprio... Sì, sì, le bajur sono proprio bajur. Oh, no, dai, oh, dai, dai, già meglio. Però il fatto di non avere la luce sul soffitto è una particolarità abbastanza strana, no? Di una stanza. Ora vi farò vedere una cosa molto particolare. Questo è il servizio minibar e snacks. Qui bisogna leggere molto attentamente quello che c'è scritto, perché dice: abbiamo provvisto la stanza di diversi snack, acqua e tutto quello di cui potete avere bisogno. Per favore notate che gli oggetti selezionati vi verranno caricati sul conto dal momento in cui vengono rimossi per più di 30 secondi. Quindi c'è un sensore. Esatto. Vediamo. Quindi se io adesso faccio... No, non lo fai. Se io faccio così, 1, 2, 3, 4, e non lo fa. No, però uno dice: allora potrei prenderlo, svuotarlo, chiuderlo e appoggiarlo. Quando vengono a rifare la stanza lo vedono che la scatoletta è vuota. Potrebbe esserci anche un sensore di peso, perché in Turchia c'era. La cosa è di peso, dipende. Ma la cosa più incredibile sono i prezzi. L'acqua Fiji, $12. Qui si va circa sui 7-8 dollari a schifezza. Credo siano preservativi questi. Sexy kit saranno preservativi. Qui c'è l'armadio. No, oh, vediamo. Un po' buio. E il bagno invece è molto luminoso. Una cosa che mi ha particolarmente colpito è che la porta si apre fino qua. Primo giorno ho tirato una mancata. Perché io vado tranquillo, apro, esco, chiudendola possiamo vedere la doccia alle mie spalle, doccia molto grande. Anche questa ha la particolarità che non si può regolare la potenza del getto. Questa è la prima doccia in cui si può spostare il doccino, quindi finalmente ti puoi fare il bidet. Perché gli amaragani non hanno il bidet. Ma voi non sapete che la stanza di Paolo è esattamente uguale. Ah, Paolo, una cosa importantissima abbiamo dimenticato. Cosa? La vista. Beh, la vista è notevole. Fa un po' cacare laggiù. Però c'è da dire che effettivamente... C'è un cantiere nel mezzo. Sì, stavo dicendo, c'è da dire che effettivamente la sera, con tutte le luci accese della città di Las Vegas, è molto suggestiva. Cos'è tutta quell'acqua? Sono le piscine. Come le piscine? Ambra! Ok, questo video è finito, ma non è finita tra di noi. Clicca su queste splendide immagini per guardare altri contenuti che ho impacchettato personalmente. Dai!